cittadini comuni e ai dipendenti. Tira aria di tempesta politica, Sant'Egidio del Monte Albino ad accendere nuovamente le polemiche, la nomina dei nuovi assessori nelle persone dei consiglieri comunali Alfonso Tortora, Antonio Lamura, Anna Gautiero e del componente esterno Antonello Matrone. I consiglieri di minoranza Marrazzo, Cascone e Ferraioli con un'interrogazione consiliare chiedono chiarezza in particolare sulla mancata accettazione della nomina da parte dei consiglieri Lamura e Gautiero. Abbiamo ritenuto opportuno presentare un'interrogazione in Consiglio Comunale nella quale chiediamo al Sindaco delucidazioni rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo periodo. Sono state fatte delle nomine assessoriali, sono stati nominati dei nuovi assessori, il consigliere Alfonso Tortora, il consigliere Anna Gautiero, Antonio Lamura, ex assessore ed ex vice sindaco di Carpentieri, e l'assessore esterno Matrone. Da quelle che sono voci di corridoio, ma da quelle che sono anche note fatte da parte di alcuni consiglieri comunali, due di questi assessori non hanno accettato la nomina ed in particolare il consigliere Lamura e il consigliere Gautiero. Noi nell'interrogazione che abbiamo presentato questa mattina chiediamo appunto delucidazioni rispetto a questo, perché sono state fatte comunque delle delibere di giunta senza portando assenti questi assessori, quindi in realtà loro non hanno accettato la nomina e con cui di conseguenza potrebbe anche esserci una delegittimità delle delibere stesse. Di fatto una maggioranza non esiste più, si è avuta una prova evidente nell'ultimo Consiglio Comunale quando il gruppo di Antonio Lamura ha abbandonato i lavori del Consiglio Comunale. Noi di minoranza alla stessa maniera insieme ai consiglieri, ai miei colleghi Marrazzo, l'avvocato Roberto Marrazzo e la dottoressa Maria Ferraioli abbiamo abbandonato anche noi l'aula facendo cadere il numero legale. Il sindaco facente funzioni De Angelis non ha più i numeri per governare. Dovrebbe prenderne atto. Noi con questa interrogazione abbiamo un po' spinto, vogliamo che De Angelis faccia un po' un esame della situazione, un punto della situazione e prenda atto di questa situazione, magari dando una scossa ad un comune che ormai vive una situazione di emergenza. L'ultima è stata quella dell'inizio dell'anno scolastico, una disorganizzazione totale, le scuole pulite all'ultimo secondo, erba pulita all'ultimo secondo, mamme che si sono lamentate per la situazione in cui hanno trovato gli istituti scolastici. È veramente una situazione molto strana, una situazione che nasce da quella che è un'amministrazione che di fatto non esiste, ma non da oggi. Sono ormai 5-6 mesi che l'amministrazione De Angelis-Carpentieri non esiste più.